Quindi eh, parliamo dell'ulteriore step eh, del consiglio di classe che, abbiamo detto, prima ancora di iniziare a scrivere l'unità di apprendimento, deve compiere delle azioni, dei momenti di riflessione e di analisi. Analisi della classe, analisi dei bisogni, con dei, i fini che ci, noi eh, desideriamo che i ragazzi, no, eh, le competenze che i ragazzi desideriamo acquisiscano. In un certo periodo di tempo, e naturalmente dalla somma dei vari progetti, perché non può essere un, un unico progetto, un'unica unità di apprendimento per un anno intero, no? Sarebbe estremamente dispersivo. però l'obiettivo è fare arrivare alla fine del, dell'anno in corso, dell'anno scolastico, avendo acquisite determinate competenze così come. Definito dal PTOF laddove è possibile, come abbiamo detto, perché non sempre questo è possibile, perché se abbiamo delle classi che necessitano invece di eh, obiettivi eh, diversi, eh, perché la classe ha delle problematiche di tipo diverso, deve essere assolutamente tutto personalizzato. Detto questo, quindi abbiamo detto prima di riflettere, e l'analisi del periodo del tempo della singola unità di apprendimento come suggerimento. Non fate subito tutte le unità di apprendimento, mi spiego, due mesi, due mesi e mezzo, la prima unità di apprendimento, che può essere quella di orientamento, può essere quella dell'inizio anno, del primo periodo anno scolastico con determinate esigenze, ma non definite subito la seconda o la terza unità di apprendimento, perché le ulteriori unità di apprendimento, gli ulteriori progetti verranno, si dovrà, dovranno seguire un percorso che abbiamo incominciato a delineare. Però dovrete, dovrete vedere dove siete arrivati alla fine del primo percorso, del primo progetto. Se c'è necessità di continuare su, sulla far apprendere ai nostri studenti quelle competenze che abbiamo individuato all'inizio dell'anno oppure come abbiamo già detto il livello raggiunto vi sembra soddisfacente e sufficiente e quindi potete No, rivolgervi a un ulteriore tipo di lavoro per fare acquisire ulteriori competenze. Quindi questo lo vedrete man mano che andrete avanti. L'unità di apprendimento non è mai scritta all'inizio del, del percorso e definita, è solo un canovaccio di lavoro che viene ad essere modificato nel corso d'opera in tutte le sue fasi. Direi che la definizione ultima è alla fine, no? Cioè, nel momento perché l'unità di apprendimento si modifica, si modifica a secondo del lavoro e di come i ragazzi reagiscono a quell'unità di apprendimento, perché ho all'idea di percorso che noi docenti ci siamo prefissati. Io ho sempre detto e l'ha anticipato già Marcello nel video precedente, nello step precedente, che è fondamentale ascoltare i ragazzi. Eh, eh, noi eh, facevamo in modo che addirittura i ragazzi venissero nei consigli di classe a lavorare con noi nel momento in cui si faceva la progettazione. Per quale motivo? Prima di tutto perché se noi dobbiamo fare un'unità di apprendimento che eh, serva ai nostri studenti, bisogna capire i nostri ragazzi che cosa desiderano, come pensano di svolgere il loro apprendimento, quali sono le loro effettive potenzialità, talenti o criticità. Eh, soprattutto perché se noi definiamo un progetto tenendo in considerazione il punto di vista del docente, non sarà mai una scuola che tenga in considerazione il protagonismo dei ragazzi, perché per essere protagonista il ragazzo deve poter scegliere. Deve, deve essere ascoltato deve sentirsi deve sentire che i docenti lo prendono sul serio eh, a me è capitato più volte di fare dei progetti eh, e fare delle proposte ai miei studenti assolutamente bocciate nel momento in cui io le proponevo perché i miei, docenti, i miei studenti mi dicevano professoressa, questo no a noi piacerebbe fare un altro tipo di lavoro in un'altra maniera e quindi era giusto modificare no, il progetto stesso cioè ascoltiamoli se non è possibile nel momento... E poi e voi capite che quando noi andiamo in classe e proponiamo al nostro uh, consiglio di classe è aperto anche ai genitori, no? che noi proponiamo la nostra progettazione, raccontiamo delle nostre scelte, così come noi vediamo la scuola. I ragazzi la subiscono come un'attività proposta dal docente e eh, dove... Pensano uh, che il docente sta facendo qualcosa di strano, qualcosa di diverso, qualcosa che li può interessare, qualcosa che non li può interessare, di cui, a cui, di cui loro non sono stati, su cui loro non sono stati interpellati. Quindi è un atteggiamento comunque passivo, che a noi sembra magari molto interattivo, coinvolgente e... No, eh, che sicuramente i ragazzi apprezzeranno, ma per esperienza personale vi assicuro che avendo girato in tantissime scuole anche a fare formazione con i ragazzi, i ragazzi invece non erano per niente né coinvolti né entusiasti, ma lo vivevano come un'attività diversa, ma sempre proposta dal docente. Ecco, questo tipo di rapporto dovrebbe modificarsi. Uh, anche perché esiste ormai il web, quindi non è necessario che i ragazzi vengano al consiglio di classe fisicamente. Ma interpellarli in maniera che loro capiscano il nostro processo di apprendimento, il nostro processo di lavoro. Perché noi vogliamo seguire il loro processo di apprendimento. Ma se loro non capiscono quale, le motivazioni che ci hanno spinto a creare quel determinato progetto, non riescono neanche ad accettarlo completamente. Quindi queste sono delle. Osservazioni minime che eh, dei consigli che poi si possono seguire, non si possono seguire. Quindi eh, eh, la, la modularità dell'unità di apprendimento, però attenzione, cioè la trasformazione dell'unità di apprendimento in corso d'opera. Diventa assolutamente fondamentale, anche perché in questo periodo, in questo progetto, ci saranno dei momenti in cui voi dovrete far fermare i vostri studenti a riflettere, vi dovrete accorgere se il vostro modo di proporre no, la lezione è accettata, non accettata, se loro sono interessati, non sono interessati, dovrete farli riflettere, autovalutarsi, insomma sono tutte strategie che vedremo poi quando parleremo proprio della valutazione. Però la definizione ultima sarà alla fine del progetto, quando avremo codificato tutti gli elementi, strutturato tutti gli elementi. A questo punto, dicevo, quando abbiamo iniziato a guardare le necessità, i talenti, le prospettive, le, le, le criticità dei ragazzi, dobbiamo incominciare ad affrontare il discorso delle discipline, perché comunque noi abbiamo le nostre discipline, soprattutto, dicevo, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma questo in tutti gli ordini di scuola. Ecco che la disciplina implica la definizione delle conoscenze necessarie che i ragazzi devono acquisire in quel determinato periodo di tempo. Perché la prima, la prima obiezione che si fa in un consiglio di classe è il docente che dice no, aspetta, io in questi due mesi è fondamentale che loro imparino la grammatica, che loro imparino a fare questo tipo di lavoro, di esercizi, che imparino ad ascoltare, che imparino... Ognuno di noi, ogni, ogni disciplina ha le sue necessità e... Il proprio programma che comunque deve essere affrontato. Attenzione, l'importanza del lavorare per nuclei tematici e non per programma disciplinare è una richiesta che ci viene continuamente dal Ministero, ma che fa parte proprio di questo discorso della transdisciplinarietà che. Da, una, da, un punto, da un certo punto di vista è sicuramente una transdisciplinarietà che tenga in considerazione delle competenze trasversali che tutti quanti i docenti, al di là delle proprie discipline, devono mettere in pratica attraverso delle metodologie didattiche, e questo ne parleremo dopo. Per cui se noi decidiamo che dobbiamo insegnare loro a comunicare in forma corretta, metteremo in atto tutti quanti delle strategie didattiche in maniera tale che alla fine tutti i docenti, qualunque disciplina sia, abbia applicato delle metodologie tali da fargli acquisire quella competenza che noi abbiamo definito. Ma eh, è importantissimo, laddove è possibile, definire anche dei nuclei tematici. Nuclei tematici significa proprio lavorare in forma collaborativa tra i docenti e far dare l'idea di una visione olistica del sapere. I ragazzi la più grande criticità che hanno è quella di non avere una visione sistemica no, del sapere e soprattutto non avere il senso dei vari punti di vista e il senso della criticità, dell'essere dell critici, dell'essere critici. Soprattutto i ragazzi non hanno, il, non hanno la capacità di fermarsi ad approfondire certi argomenti. Lavorare per nuclei tematici significa proprio questo. Dare la, una visione a 360 gradi, cioè più discipline che convergono su un unico nucleo tematico, quindi dare una visione olistica del sapere, vedere che lo stesso argomento è affrontato no, da vari punti di vista, quindi la capacità dell'ascolto e della interrelazione degli argomenti e dell'accettazione dell di punti di vista diversi e di come tutte le varie discipline convergono su questi concetti unitari e la capacità anche di dare questo senso di eh, approfondire maggiormente un argomento, perché se lo si affronta tra più docenti, tra più discipline insieme, si ha più tempo anche per approfondirlo di più. Perché se io, questo capitava, no? se un argomento... La storia romana, la storia di Cesare viene affrontata prima dal docente di storia, poi da quello di geografia che ci parla dell'antica Roma, poi da quello di storia dell'arte che ci parla del periodo romano. Ognuno parla, no? quella di latino, ognuno parla di quell'argomento in forma differenziata, come se fosse frammentaria e applicata proprio solo alla propria disciplina. I tempi, oltre ad a ad un dare la, una visione olistica e convergente. E sono assolutamente maggiori se invece si affronta insieme dando una visione unitaria quindi e questo però implica che il docente deve individuare le conoscenze indi indispensabili che in quel periodo dell'anno scolastico vuole che i ragazzi abbiano e poi calare nella propria disciplina le competenze di riferimento quindi perché Ogni disciplina ha delle competenze di riferimento che afferiscono naturalmente al, a questo progetto più generale. Marcello, vuoi intervenire? Sì, e come era successo per le competenze europee, le competenze di cittadinanza italiane, anche qui, eh, qui in questo caso sono i dipartimenti che svolgono questo lavoro, ciascuna disciplina avrà. Una, un minimo, un basilare eh, diciamo bagaglio di descrittori di queste, di queste competenze e quindi di rubriche valutative. Anche in questo caso queste possono essere inserite all'interno del curriculum e poi gestite all'interno del, del consiglio di classe e mh, Chiaramente ehm, l'UDA così realizzata, che è un'UDA di carattere interdisciplinare, come dicevi tu, ha un chiaro valore formativo perché è la vera natura dell'UDA, cioè il fatto di poter. Mh, Far entrare in contatto il ragazzo di un sapere che non è un sapere solamente specialistico, ma è un sapere che ha molte sfaccettature. È chiaro che, però, se in alcuni momenti noi siamo anche chiamati a fare delle UDA come singoli insegnanti, quindi all'interno di una sola disciplina, l'insegnante dovrebbe avere una sensibilità, dovrebbe avere un'accortezza che è quella. E di eh, comunque eh, dare delle aperture, fornire delle aperture trasversali verso altre discipline e quindi cercare comunque di mettere in relazione il sapere disciplinare dando degli spunti eh, che poi potrebbero essere approfonditi da altre discipline o potrebbero essere approfondite singolarmente dai ragazzi anche attraverso un lavoro personale eh, che può andare... Mh, di pari passo con quello disciplinare e in modo tale da dare un maggiore carattere e una come dicevi tu una maggiore visione olistica del sapere ecco che quindi ehm, ciascuna conoscenza secondo me ciascuna eh, della propria disciplina che ciascun docente ha della propria disciplina può collaborare a un disegno più completo che quello che rimanda appunto alle competenze europee quindi Risintetizziamo quello che abbiamo detto fino ad ora. Siamo nel consiglio di classe. Siamo nel consiglio di classe, dobbiamo decidere che, qual è la prima unità di apprendimento da creare. Sì. Il periodo, analisi della situazione della classe, sì. l'analisi del curriculum della classe. Se siamo in classi non del primo anno, qualunque sia l'ordine di scuola, se hanno già svolto delle unità di apprendimento, dei progetti. E quali competenze hanno già acquisito i livelli delle competenze che hanno già acquisito e appunto l'individuazione eh, delle competenze di cittadinanza che per quel determinato periodo di tempo tenendo in considerazione il PTOF le competenze riuscite ma considerando soprattutto le reali necessità della classe l'obiettivo che noi vogliamo far raggiungere ai nostri studenti, quindi il livello a cui noi pensiamo che i ragazzi possano arrivare in maniera molto pratica. Decidiamo che siamo in una classe anche di prima, media, delle elementari, eh, ma anche delle superiori molto spesso, e decidiamo che i ragazzi devono imparare a, eh, siamo sempre lì a comunicare, parliamo del comunicare, perché quando si fanno delle discussioni anche stando seduti ai propri banchi uno parla addosso all'altro non si ascoltano non, oppure tacciono tutti oppure non alzano la mano cioè sono eh, noi diremmo poco scolarizzati da questo punto di vista quindi insegnare loro realisticamente che entro quel determinato periodo di tempo i ragazzi imparino ad ascoltarsi a rispettare il pensiero dell'altro ad accettare un punto di vista diverso, ad alzare la mano, a rispettare il proprio turno nel momento in cui si deve parlare, si deve fare un brainstorming, o si deve fare un circle time. Questi sono gli elementi minimali. Bene, è un obiettivo realistico. Quando sarà la fine di questo percorso decideremo di andare avanti e decidere magari che ehm, imparino i lessici specifici, imparino ad argomentare sia oralmente che per iscritto, imparino a leggere un periodo o una pagina di un libro in una maniera corretta, approfondita, individuando i concetti cari, cioè che sono delle competenze che in tutte le discipline possono essere applicate, perché anche il docente di matematica, no? nel momento in cui svolge un compito, un teorema, l'imparare anche a eh, descriverlo, a rispondere in maniera adeguata, questo noi dobbiamo tenere in conto le grosse criticità che hanno i nostri studenti, ma non questo è generale di tutti gli studenti certo. di questo periodo della, della, della nostra vita, di questa generazione, dovuto, causato dalle tecnologie anche, anche che ci hanno portato no, a... A, a disabituarci alla lettura, all'approfondimento, alla rilaborazione, alla capacità critica, eccetera, eccetera. Bene, individuiamo quelle criticità e gradatamente tentiamo, attraverso i loro strumenti, rec di recuperarle. Ma si devono fare a piccoli step, senza dei grandi obiettivi, senza pensare a delle cose, dei fini e degli obiettivi enormi, ma a piccoli passi, realistici e veri. Quindi definire, come diceva delle rubriche, Marcello, delle rubriche in cui individuare il livello di partenza e il livello di arrivo di ciascuno dei nostri studenti. Fin siamo arrivati qui, no? nel momento poi definiamo nelle nostre discipline come possiamo interagire sia a livello delle conoscenze che. Come facciamo a far acquisire loro le conoscenze che per noi sono fondamentali in quel periodo dell'anno scolastico, applicando anche, facendogli anche acquisire delle competenze. Questo avverrà anche grazie alle metodologie didattiche che metteremo in atto nel momento in cui ci troviamo a svolgere la nostra lezione. E dopodiché pensiamo quindi al titolo della nostra unità di apprendimento, all'argomento, e incominciamo a scrivere l'unità di apprendimento, però siamo arrivati qui prima di cominciare a scrivere.